Anni per Barda in scooteri non è stata una parola bene. E quando è fatto un rumore, è stato un ragazzo di Barda che ha fatto. Hanno catturato un taxista a prendere la macchina, è stato un ragazzo di Barda che ha fatto. E io ho detto ai ragazzi di Barle, voi quando andate a scooteri non deve presentare come ragazzi di Hoti, come ragazzi di Gurisi. Bardai provenivano un po' le teste calde, possiamo dire, di scooter, insomma. Molti ragazzi di Barda venivano a scooteri e insomma quasi si vantavano a volte di appartenere al villaggio di Barda, quasi per intimorire gli altri ragazzi scooterini. Se sei di Barda, una ragazza non parla con te. Sì, no, perché se sei di Barda tu prendi ragazze e vai in Italia e fai prostituzione, come si dice, se sei di Barda. Se sei di Barda una ragazza non deve cacciare con te, no, dimentica. Con la dittatura comunista e quindi con l'obbligo delle persone che vivono sulle montagne di scendere, quindi c'è stata l'espropriazione delle terre, queste terre sono state consegnate alle cooperative, queste cooperative hanno cominciato a coltivare non secondo esigenze di mercato ma secondo esigenze del partito, ha creato una determinata situazione, diciamo così, di contrasto, se vogliamo, tra gli abitanti della città di Scutari e chi viveva in queste zone. Poi nel 97, con il problema finanziario che c'è stato, dove sembra a quanto pare che c'erano orde barbariche che scendevano da Barda verso la città di Scutari, e quindi si sono creati dei conflitti. E un po' Barda è diventata una zona di apartheid, se vogliamo, non ufficiale. Ovviamente nessuno diceva tu non puoi superare questa zona, non puoi andare nell'altra, però la realtà è che quando noi siamo venuti qui 2 anni fa e cercavamo ad esempio delle attrezzature per i corsi di informatica e dicevamo li potete portare a Barzai?
ci dicevano Bardai, dov'è Bardai? Collega, diciamo, la periferia di Scutari con questa zona, non c'era fino a qualche tempo fa, quindi questo significava che bisognava passare per il greto del fiume, e se c'era, diciamo, i periodi di piena, traghettare, ecco, erano tutte situazioni che invece di unire separavano. A 96, mi sembra, 95, non è stato ponte di Chiri. A fiume Chiri. No, noi andiamo a Scutari con i cavalli a Chiri, paghiamo 100 lepi. O con barca. Prendiamo proprio con la mano, andiamo al negozio e a comprare salame e leve. Sono cash nei vando ma hanci munas ci colti in medvedmed. Munsi, si per un studio, si per aktim, si per ton, gjithë gjë është, do hanë vetëm franca e shkolla. Morë me vesh se fillën, do më hanë do të hapet kja shkollë, u gëzu me se këtu nuk ishte mundësi, nuk ishin pas mundësi për para me fillu shkolla, me vazhdu se koha, do më hanë një fshat i vogël, pa shumë mundësi. Kënë Bardaj, non abbiamo una scuola. Da anni 85. Io ho fatto la terza classe, fourth, come si dice? Quarta classe, fuori, nelle, giù dei fichi, non nelle sedie, ma nelle pietra, così. Seduti così. Hai fatto. La terza è quattro classe. Sì, così. Tutti i ragazzi di Bardaj. Non abbiamo una scuola. Quando ho aperto questa scuola hanno arrivato... Oh, questa è come in paradiso. Con computer!